Abbiamo il sindaco Zambello Mirella di Villadose. La prima domanda che ci viene, secondo lei la caratteristica fondamentale dei suoi concittadini? Beh, come caratteristica sociale sono molto attenti, ecco, alle relazioni, insomma, di vicinato, e soprattutto molto attenti alle esperienze di associazione. Questo comune si caratterizza per un numero di associazioni molto attive all'interno dell'ambito provinciale, quindi questa è una caratteristica positiva. E anche una percentuale di popolazione giovanile, la terza mi pare, ancora manteniamo un trend positivo nell'ambito provinciale, quindi c'è popolazione giovanile, fasce di giovani e quindi attività rivolte anche a loro. E poi come caratteristica economica dal punto di vista delle attività economiche, oltre a rimanere un po' in un contesto agricolo, però con tutta la crisi insomma nel mondo dell'agricoltura, si è sviluppato nel corso degli anni una buona zona industriale e anche artigianale, e che nonostante il periodo di crisi è anche tenuto come in termini occupazionali. Non ci sono stati nuovi avvii, ma in questa fase qui diverse imprese hanno chiesto l'ampliamento della loro attività, e quindi insomma come amministrazione cerchiamo, per quanto ci compete dal punto di vista urbanistico e per quanto riguarda le autorizzazioni, di favorire questo sviluppo. Però Villadose fondamentalmente non si sta male. No, non si sta male in generale, no? Insomma, ecco, non è un paese che si vive male. L'importante è adeguarsi, adattarsi, insomma, accontentarsi. Bravo. Allora, noi sappiamo che c'è un po' di astio tra Ceregnano e Villadose, perché Villadose dice siamo meglio noi, voi dite siamo... È un detto, è un vecchio detto questo, non è che ci sia tanto, la gente è fatta così, ma... Non è... Convivete bene insomma. Sì. Forse Villadose è un paese più all'avanguardia che Ceregnano. Penso. Come va qua? Insomma... Non tanto bene, secondo me. Vedo che è un po' triste, come mai? È triste per cosa? È un agricoltore lei? No. Che settore, in che settore è? Niente, perché sono in pensione. Aia, ci scappa! Non ho più il sex appeal di un tempo. Beccate che non ci può scappare. Mo, buongiorno. Allora, una domanda veloce. Oh, qua il mio sex appeal decisamente è partito. Come va? Niente. Giuro, abbiamo provato a intervistare le ragazze giovani. Sì. Ogni volta che arriviamo noi via scappano. Secondo lei abbiamo perso sex appeal o perché? Ma no, si vede che hanno un po' di temore, insomma, i giovani si trovano un po' in difficoltà adesso, un po'. Penso di sì. Che animo le piace di più, quello agricolo o quello industriale? Quella industriale, questa qua è un bel paese, si sta bene anche a Villadose. Io vedo che il paese sta sempre, rinasce sempre di più. Ci hanno detto, sotto un pochino tra le righe, che quelli di, come si chiamano quelli di Villadose? Non so. I villadosani sono un po' stretti di manica, sono un po' avari, è vero? Ma non lo so. No, abbastanza splendidi, dai! Abbastanza splendidi. Gira il soldino qua, cioè. Sì. Un paese che sta bene. Sì. Sfattiamo il mito che sono tirchi, sono brillanti. Ecco, ben più brillanti che tirchi. Penso di sia più brillanti che tirchi. Ecco, sì. Sono brava gente anche qua. Prego. È un po' che non veniamo qua. È cambiati sti anni o... Cosa è cambiata la lira? Sono cambiate l'euro, è cambiato. Per cui abbiamo i mercati molto scarsi. Mercati scarsi perché appunto l'euro ha fatto un impatto, ha scosso la nostra vita. Sì, senza dubbio. È vero che poi la gente guarda sempre in terra, è sempre triste. Sì. E secondo lei per questione di soldi? No, alla ricerca di qualche idea nuova. Allora, un osservatore appena, da quanto tempo abita qua? No, è appena meno stare. Fai un giro e trovi la gente di Villadose, e trovi la via della Calballa. Se tu dovessi dire Villadose, l'abitante di Villadose ha questa caratteristica, qual è? Non lo saggio, dai. Sta buon che mina voglio interviste, sta buon. Mi trovo bene, ecco, almeno per la mia attività, anche perché sono fuori da qua, ecco, quindi
però vengo a abitare qua perché mi trovo bene, ecco, quindi è stato semplice, ecco. Tutto il mondo è paese, per me, per la mia esperienza, io parlo sempre lavorativi, dove sono stato, per me tutto il mondo è paese, è proprio il discorso giusto da dirlo, ecco. Sì, sono nato via Dose, ma però adesso come paese lo conosco, però non fuori il paese, perché sempre sta in giro per lavori. Negli anni 70-80 Villa d'Osa ha avuto una crescita anche fondamentalmente perché appoggiata da importanti politici, eccetera. È rimasta ancora qualcosa di quel traino o si è calmata? Oh, si è calmato tutto dai tempi in Rio, cambia tutto. Tutta l'altra gioventù, insomma. I giovani ce ne sono o vanno tutti via? Guardando bene, qua Via d'Osa, con la scusa che abbiamo qua a Bassano e dopo abbiamo la plastica, ancora la gente beccata al volo una ragazza giovane di Villa d'Osa. Sai che sei la prima che intervistiamo, che tutte quelle che arriviamo noi scappano. Siete un pochino timidi come popolazione o? No dai, non siamo timidi. Ma tu osservatorio da giovane, vale la pena rimanere qua o anche tu hai tra le tue aspettative di scappare dal paesello? Vale la pena di rimanere qua. Qua hanno aperto altri bar, altri negozi, quindi mi sembra una cosa positiva. La caratteristica del Villa d'Osano secondo te? In negativo o in positivo? In negativo? In negativo che si fanno un po' troppo gli affari degli altri. E in positivo è solare. Sì. Io avrei pensato che non era molto solare, è un paese molto chiuso. Dici di no invece. Secondo me no. Posti qua, secondo lei, c'è ancora il gusto del, visto che parlava appunto della compagnia che donca, il gusto del parlare, di stare insieme, oppure stanno diventando posti freddi che la gente pensa solo ai fatti suoi? No, comunque Via d'Osa è già un paese che comunica con tra di loro ben volentieri, insomma, non è che si trova a disagio, se non che si dice. Si odia, no, va molto d'accordo, un paese tranquillo, guarda, veramente che lei Via d'Osa è un paese. Non volevano parlare, poi abbiamo detto, va che bel nipote e lei si sta sciogliendo dicendo che il suo nipote è il più bello? No, tu è un bambino normale come tutti gli altri. Un po' più bello degli altri, dai. No, quando sono nati bene sono tutti belli. Domanda, quattro donne che ci stavate scappando. gli uomini qua di Via d'Osa sono generosi, cosa hanno di difetto secondo lei? Siete tutti generosi, l'unico difetto è quello. È che sono troppo generosi? Troppo generosi. Una sua collega ha detto, gli uomini sono tutti generosi. Lei invece dice che? Non tutti, no. No. Mamma mia, per carità. Però è una società al femminile Villa d'Osa o l'uomo ancora domina qua? Oddio, non comandate di più, comandate di più voi. Sì. Ah sì? Sì. Un po' dappertutto, eh? Sì, uguale dappertutto. Perché voi donne ci date l'impressione che noi comandiamo, invece... Oh, comandiamo noi. Bravo. Oh, mamma mia. Villa d'Osa, com'è? Bello Villa d'Osa, bello. Cioè, voi state bene, è un paese che... Gli uomini di Villa d'Osa come sono? Buoni? Tutti buoni, gentili, bella gente, tutto bello Villa d'Osa. Va bene? Lei è... parente del sindaco? Sì, sono sua zia del sindaco. Ah, per quello? Sono la zia del sindaco. Ah, che mi tira tutto. Mamma con figlio. Tanto complimenti, eh? Grazie. Marito è di Villa d'Osa? Sì. Allora, e tu sei di Villa d'Osa? Sì. Allora, tu che hai fatto radici qua, sei contento o ti sta un po' stretta sta città? No, sto bene io qua a Villa d'Osa, non cambierei per nessuna altra città. Ma qualcuno dice che non ci sono discoteche, non c'è questo, non c'è... invece... Sto bene qua. Noi abbiamo intervistato un sacco di persone, sono tutte entusiaste. Sì. Domanda, siete tutte parenti del sindaco o...? No. Magari. Saremo tutti a lavorare forse. Il unico per descrivere i suoi concittadini. Laboriosi e solidali.